Nell'agosto del 2018 ho avuto l'occasione di essere ospite della Contrada della Torre. Sono stata con i contradaioli giorno e notte, ho conosciuto tutti o quasi tutti. I giorni della corsa li ho vissuti cercando di abbracciarne tutti i punti di vista, sia fisici che sociali. Ho visto la corsa dall'alto, dal basso, con i bambini, con le donne, una volta addirittura non l'ho vista ma sentita molto chiaramente. Tutte le sere ho cenato in contrada, ospite in salicotto del vero spirito di Siena, quello delle cene in contrada, anche quando non si corre. Il vero palio è fatto di ragazzi felici che preparano cene interminabili, di canti con la mano sul cuore e di brindisi alla vita. Da fotografo, quello che mi ha da subito incuriosito è la maniera in cui Siena sa fondere tutte le cose. Se nelle città invisibili ci fosse una città senza fondo, un luogo dove ogni corpo, grido o gioia si amalgama l'uno con l'altro, questa sarebbe Siena. Le schiene dei cavalli seguono e si confondono con i profili merlati della piazza. Durante la corsa, la tensione di animali e umani è percepibile sin dalla collina del luogo, e così i vicoli e le contrade vivono l'una attaccata all'altra, e a dividerle, o meglio a unirle, sono gli abbracci della gente, i loro sguardi. Mi è sembrato di capire che anche gli scherzi che si fanno contradaioli avversari sono gesti d'amore, un gioco perpetuo, manifestare il proprio io comune e individuale attraverso l'altro, lo specchio diverso eppure uguale che ci racconta chi siamo. Siena ha una magia insolubile nelle parole e nelle immagini, anche la fotografia ha un potere magico, sceglie cosa includere e cosa lasciare fuori. La fotografia supera e inventa la realtà, come se inizi la loro maniera di saper legare tutte le cose, sentimenti, gioie, dolori, attese e misteri, cuciti tutti insieme, da mani esperte in un'unica bandiera. Il mio progetto fotografico per Siena e per la Contrada della Torre è la luce stessa. La luce e l'ombra del sopra generata sono le protagoniste del progetto, l'ombra è la prova della nostra esistenza. Non esiste corpo che non abbia un'ombra al seguito, e anche i sentimenti hanno le ombre, ovvero hanno un peso di esistenza, poiché l'anima è la nostra ombra più ultima. Bravissimo, veramente bravo. Complimenti. Si dice appunto che la fotografia sia il documento della realtà. Tradurre la vostra realtà, ovvero le vostre tradizioni, la vostra cultura, il vostro amore che avete per la contrada e l'uno per l'altro, è molto difficile. Almeno per me, magari mi sarebbe servita una vita per diciamo cogliere almeno la fotografia giusta, una sola. E quindi ho voluto semplicemente omaggiare tramite la vostra raldica con quest'ombra che appare la notte e insomma è lì a vegliare così come sempre presente nei vostri cuori.